Platea esaurita lo scorso 5 maggio al Teatro dell'Aquila di Fermo per il riuscitissimo evento Cuore e dintorni, dedicato a prevenzione e trattamento delle malattie cardiovascolari. Non un convegno ordinario con relatori da una parte e pubblico dall'altra, ma un vero e proprio confronto dibattito tra medici e pazienti per spiegare con completezza e semplicità i segreti del nostro cuore. Realizzato con un format innovativo che ha visto una partecipazione attiva del pubblico, l'evento, condotto dal giornalista Michele Cucuzza e moderato dai dottori Fabio Vagnarelli e Demetrio Postacchini, ha analizzato con esperti d'eccezione le problematiche cardiologiche legate alla prevenzione attiva, a partire dalla dieta e dallo stile di vita. Ha illustrato poi i trattamenti post-infarto, lo scompenso cardiaco e le novità terapeutiche nel campo cardiochirurgico. Molto coinvolgente la parte riservata alla scoperta delle fake news, con il pubblico interpellato sulla veridicità di certe affermazioni tramite l'utilizzo di cartoncini verdi e rossi. La partecipazione massiccia della popolazione a questo evento ha dimostrato innanzitutto una esigenza di informazione e di conoscenza da parte della popolazione, a cui noi come professionisti, come medici, dobbiamo rispondere, e questo evento è un modo per rispondere in maniera scientifica, con un linguaggio accessibile a tutti, e questo si è dimostrato poi un vero successo, perché la gente non solo ha partecipato in termini numerici, ma ha partecipato attivamente ponendo delle domande, e molte ai relatori. Ecco, Cuore e dintorni, a che livello siamo nella nostra regione per quanto riguarda la cura? Allora, sì, la Regione Marche è una regione all'avanguardia, a mio avviso, in quanto realizza una sinergia tra le strutture più periferiche, come ad esempio le province, Fermo una di queste, e la struttura centrale di riferimento, soprattutto per quanto riguarda l'interventistica strutturale e la cardiochirurgia, che è l'ospedale degli Uniti di Ancona, dove io lavoro. Quindi sicuramente il cittadino marchigiano può disporre di tutte le potenzialità in termini di mezzi per una cura adeguata delle proprie problematiche cardiovascolari. E questa idea del confronto diretto è veramente formidabile, cioè, poi anche, come dire, articolato in maniera simpatica, per quei cartellini, cartellino verde, cartellino rosso, questa è una fake news, questa no, invece è davvero efficace, e io mi congratulo, mi complimento con gli organizzatori, perché intanto il rapporto medico-paziente, quanto più possibile svilupparlo, è tanto meglio è, naturalmente, e poi perché non è vero che tutto si può e si deve svolgere esclusivamente in televisione. Dopo i saluti delle autorità, tra cui il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro e il direttore dell'area vasta Licio Livini, ha inaugurato il dibattito il dottor Paolo Scendoni con un interessante discussione sulla dieta mediterranea come viatico per il cuore. La dieta mediterranea è una scienza, è un dato di fatto, per cui non è solo alimentazione, quindi coinvolge tutta la scienza medica dal punto di vista cardiovascolare, ma anche quindi da condividere come prevenzione primaria, secondaria, ma anche per guadagnare salute in tutti i sensi. Ecco, anche nella dieta mediterranea, anche per quanto riguarda questo tema, sono emerse oggi alcune fake news. Sì, per esempio quella della carne rossa, che comunque produce tumori, e quindi ha prodotto poi la credenza che bisogna escludere dalla dieta la carne rossa, quando invece bisogna farne un uso sicuramente morigerato, ma la carne rossa deve far parte della dieta, in senso alimentare, perché comunque ha delle proteine nobili e altre sostanze indispensabili per il mantenimento del sistema muscolo-scheletrico, soprattutto in età anzianale. A seguire l'analisi dei comportamenti da tenere dopo un infarto, spiegati dal dottor Giampiero Perna, e poi l'illustrazione delle novità terapeutiche in cardiochirurgia ad opera del dottor Marco Di Eusanio. Dottor Perna, i suoi consigli dopo un infarto, anche e soprattutto combattendo le fake news?
Combattere le fake news significa innanzitutto combattere l'idea che le statine facciano male. È uscito molto chiaramente dal convegno che moltissimi sono convinti che le statine fanno male. In realtà non fanno male, fanno bene, riducono la mortalità e sono i farmaci che maggiormente interferiscono con la progressione della malattia e che quindi evitano gli infarti e non solo gli infarti quando prese accuratamente dai soggetti che le devono assumere nelle dosi prescritte. Ovviamente se si hanno dei disturbi con le statine bisogna parlarne con il proprio medico perché è sempre possibile combattere l'intolleranza alle statine con i nuovi farmaci che abbiamo a disposizione. Quali consigli dunque per coloro che sono reduci da un infarto? Tenere sempre la pressione sotto controllo e ridurla con i farmaci essenziali, tenere il colesterolo sotto controllo, fare attività fisica, una dieta con poche calorie e con pochi grassi, fare perlomeno da 3 a 5 km al giorno tutti i giorni a piedi e i controlli secondo la gravità dell'infarto che si è avuto ogni anno o anche meno quando è necessario, per i soggetti più gravi ogni 6 mesi. La cardiochirurgia sta facendo progressi con grande velocità su tutti i fronti, sul fronte della chirurgia coronarica, sul fronte della chirurgia valvolare, sul fronte della chirurgia aortica e dello scompenso. Direi si sta lavorando in diverse direzioni, ma tra tutte quella più importante è quella della ricerca di una minore invasività possibile, quindi interventi che consentano attraverso piccole incisioni, attraverso l'utilizzo di protesi valvolari particolari, di circolazioni extracorporee miniaturizzate, di anestesie ridotte, al minimo interventi che permettono un ritorno all'attività funzionale e all'attività di tutti i giorni che sia la più rapida possibile. Ecco, in questo campo a che livello siamo nella nostra regione? Io ho portato i nostri dati che sono molto buoni negli ultimi 2 anni, sia sulla chirurgia valvolare, quella coronare che la chirurgia della aorta, come centro ad altissimo volume quale è il nostro, i risultati sono stati assolutamente eccellenti. È chiaro, in cardiochirurgia la mortalità non può essere uguale a zero sempre perché è una chirurgia maggiore, perché i pazienti che operiamo sono pazienti molto complessi con malattie molto serie, però non ci confrontiamo alla pari con tutto il resto del mondo, con i centri di maggiore credito sicuramente. Particolarmente seguito l'intervento del dottor Domenico Gabrielli sullo scompenso cardiaco, con un'attenta analisi di casi concreti e moltissime domande sul tema arrivate dal pubblico. È stato molto interessante, uno dei motivi proprio che aveva spinto nella impostazione a parlare fra l'altro di scompenso cardiaco era per l'idea che si è rivelata giusta, che fosse un argomento di estremo interesse per la popolazione perché forse meno conosciuto dell'infarto miocardico o di altre patologie cardiovascolari. Quindi ritengo che abbiamo raggiunto l'obiettivo principale di questa manifestazione, che era quella di avere un contatto diretto con la popolazione e quindi di dare un'informativa che fosse da un punto di vista comunicativo anche semplice per le persone che non sono tecniche, quindi non medici, e credo che l'iniziativa abbia riscosso un pieno successo anche per questo motivo. Sono rimasto molto contento dell'interesse manifestato dalla platea, dalla popolazione per gli argomenti che sono stati trattati e per il numero di domande che ci sono state rivolte al termine, nella fase del dibattito della manifestazione. Ecco, un convegno tra virgolette atipico perché il pubblico ha partecipato attivamente facendo domande e rispondendo alle vostre domande, quindi un nuovo sistema anche di pensare un convegno che ha dato veramente i suoi frutti. Sì, concordo pienamente, l'idea di fare delle domande noi al pubblico prima di iniziare le nostre chiacchierate o relazioni che dir si voglia era proprio quello di voler coinvolgere attivamente l'uditorio in maniera da farli sentire più protagonisti che non oggetto di un intervento formativo. E siamo rimasti tutti molto contenti, parlavo con gli altri colleghi relatori e con alcune persone del pubblico, siamo tutti rimasti molto contenti dell'efficacia di questo metodo per destare l'interesse e dei risultati che abbiamo avuto questa sera. Speriamo di poterlo ripetere in futuro.
L'importanza poi di stare vicino al pubblico con questi convegni, anche poi con il ruolo che ha l'associazione che lei presiede. Certamente il fatto di avere l'onore e l'onere di rappresentare ai massimi livelli nazionali un'associazione scientifica dell'importanza e del peso specifico dell'ANCO, cioè l'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, è assolutamente prioritario. Questo consente di mantenere fermo abbastanza al centro della cardiologia italiana, con le nostre peculiarità, però di consentire anche da un punto di vista pratico alle persone del Fermano di avere la possibilità di accedere alle massime competenze cardiologiche in ogni parte d'Italia con una, mi si consente, con una certa facilitazione, vista le conoscenze personali e associative.